Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Hola a todos y todas, hola Davide. Hola amici, come stai? Hola Laura, benissimo, benissimo. Oggi siamo qui nella nostra casetta ruotante, cioè quindi nel nostro camper, che andiamo a reazionare quelli che ci fanno impazzire, quelli che ci fanno svegliare la mattina, i Forestella! Eh sì, è proprio loro, perché di prima mattina ho parlato col mio medico, sai che è il nostro medico, no? Masnada. È il nostro medico, appunto, Masnada, che si chiama così, che poi ci ha detto, allora, abbiamo ascoltato la vostra reazione di Forestella, allora, se tu ogni giorno fai una reazione di Forestella, starai meglio, non hai bisogno di prendere medicine o altro, perché guarisci di ogni cosa. Bene. Sì, perché ti cura l'anima, sì. Riesci a curarti l'anima, e lui non aveva niente per fare questo, però, vabbè. E quindi ci ha dato questa cura omeopatica ancestrale dei Forestella. Abbiamo tanti com'è? Tanti artisti che ci fanno sentire così. Attenzione. Allora, lui mi ha detto, realmente poi mi ha detto così. Sì. Mi ha detto, quando prendi fai la scatoletta della musica vostra. Esatto, prendi questa scatola dove noi treniamo tutti gli artisti, mm-hmm. E prendi uno al giorno. Sì. I Forestella ti aiutano nell'anima. Poi c'è qualche altro che ti aiuta, qualche altra cosa, poche parole. Sostanzialmente scherziamo, ma la cosa bella è che loro realmente, come tanti artisti che abbiamo noi, perché non possiamo dire solo i Forestella, ma i Forestella come gruppo, sì. Come tipo di musica, tipologia di musica, a noi ci fa molto emozionare, l'abbiamo conosciuti più di un mese fa e continuiamo a reazionarli perché sia il pubblico che sono fantastici, ma anche le loro canzoni ci toccano dentro, ma del resto no. Tutte le canzoni che andiamo a reazionare ci devono lasciare qualcosa, altrimenti non sarebbero qui con noi, cioè non sarebbero dentro la scatola dove teniamo tutti gli artisti. Va bene, allora, siete pronti, cari amici coreani? Tutti. L'altra volta parlavate, ora non so se parlavate. Allora, se siete pronti, noi andiamo ad ascoltare una canzone che si chiama Save Your Life. Lives. Dovevi ripeterla dura. Va bene, andiamo adesso ad ascoltarla e a reazionarla con voi, d'accordo? Okay. Voglio un attimo bloccare anche un attimino, prima che parte tutto, sappiamo che in questa canzone c'è anche il video ufficiale, abbiamo voluto scegliere noi di fare questo qua, su un concerto, su una TV, perché vogliamo vedere molto le loro visi e non vogliamo concentrarci proprio sul video, vero? Ah, ok, sì. Abbiamo scelto proprio di fare queste qua, quindi io già lo dico prima perché magari succede che magari cominciava a dirci, no, come mai non avete fatto il video ufficiale? Il motivo è proprio questo di qua. Ok, Davide. I'm here and the world is shadows. No matter how much we hold, evergreens turn a life phase away. Only cries of sorrow remain. Night falls and the dark grows around. No matter how far we are, winter's cold has been spread away. Rain the rest, let the colors of the sky. Wow, che suono.
Fantastico. Parlatino. Fantastico, Davide, ti ho visto così commosso, vero? No, è una voce sublime di questi quattro artisti che riescono a cominciamo a conoscerli canzone dopo canzone sempre di più e cominciamo a abituarci alle loro fantastiche, angeliche voci che unite uno con l'altro vanno a creare sinfonie celestiali, sinfonie che si sentono in paradiso, si sentono da qualsiasi parte, nelle parti più belle del mondo pure, no? Perché me, come al solito, ripeto, non credevo, prima di fare reazioni, che magari degli artisti, diciamo, come loro, artisti che sono di altre parti della nazione, magari è molto più ignorante, no? Perché da italiano pensavo che noi italiani eravamo bravissimi su questo genere di musica, invece no, non è assolutamente vero. Ci sono canzoni, cantanti fantastici che riescono a fare delle con tipologia di musica lirica, così, no? Molto, molto similare a quella che siamo cresciuti noi italiani. No, assolutamente, loro sono spaventosi per la bravura, loro sono sinonimo di perfezione musicale e pulizia musicale. A livello artistico sono seguiti molto bene pure, tra l'altro, è soltanto che dobbiamo farli arrivare qui nell'altro, nel vecchio continente, quindi nell'Occidente, e dove riusciranno soltanto ascoltandoli tanti di noi, perché noi facciamo il nostro piccolo, ma lo facciamo bene, perché noi in Italia siamo abbastanza, cioè, ci guardano tanti, no? Con le nostre reazioni, e noi quello che vogliamo fare e far vedere è che tutti voi potete cominciare ad ascoltare questo genere di musica. Parlo a tutti gli italiani che ci ascoltano, tutti quelli che magari vogliono affacciarsi a questa musica. Ascoltatela una volta, due volte, tre volte e vedrete che vi innamorerete anche voi. Perché magari la prima volta può sembrare una musica antica, no? Sì. Una musica antica. No, non è così. È pura arte, pura qualità musicale. Laura. No, qua vedo perfettamente la reazione di due nazioni, quello che sente Davide come italiano e quello che sento io come latinoamericana. Ti sei emozionato tantissimo, Davide, perfettamente per quello che hai detto, capisci benissimo quello che è la lirica, quello che è la musica italiana. Io ho visto
dell'altra parte ho visto grandi artisti come sempre Forestella, ci fanno emozionare tantissimo, sono rimasta con bocca aperta, come sempre lo dico, sono bravissimi, bellissimi, sembrano di porcellana, angeli che mi portano così al un altro mondo. Sì. Ripeto, quegli artisti sono quelli da tenere bene dentro al cuore e dentro il nostro cassetto dove teniamo tutti gli artisti, perché sono quelli appunto che ti fanno viaggiare. Immagina che non ti fanno pagare neanche il biglietto per andare in altri paesi. No, lo più bello, Davide, è che tu lo fai, esatto, fai vedere questi video, così le persone che non l'hanno visto mai, che non cercano un artista del genere, dicono mamma mia che sono bravi. D'accordo, cari amici, adesso è l'ora vostra, la vostra ora, è arrivato il vostro momento. No, il vostro momento in che senso? Nel senso che è arrivato l'ora di attivare la campanella e iscrivervi al canale. Soprattutto abbiamo anche attivato, cari amici, per supportare il canale, il super thank you, oppure in descrizione vedete modi per donare eventualmente e supportare anche il canale per giustamente come veramente fan del nostro canale. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi, vi ringraziamo tanto, ma tanto Laura. E per segnalarci, per darci tanto amore in quello che scrivete, e arriveremo presto con i Forestella con un'altra reaction, perché noi Forestella non li lasciamo, d'accordo? Ciao a tutti! Ciao a tutti, ciao!